L'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, l'anno prossimo, canonizzerò il Beato Pier Giorgio Frassati. L'altro ieri ho ricevuto una lettera di un ragazzo universitario dell'Ucraina e dice così: Padre, quando mercoledì ricorderai il mio paese e avrà l'opportunità di parlare al mondo intero nel millesimo giorno di questa terribile guerra, la prego, non parli solo delle nostre sofferenze, ma sia testimone anche della nostra fede. Anche se imperfetta, il suo valore non diminuisce. Dipinge con pennellate dolorose il quadro del Cristo risorto. In questi giorni ci sono stati troppe morti nella mia vita. Vivere in una città dove un missile uccide e ferisce a decine di civili, essere testimone di tante lacrime, è difficile. Avrei voluto fuggire, avrei voluto tornare a essere un bambino abbracciato dalla mamma. Avrei voluto onestamente essere in silenzio e amore. Ma ringrazio Dio perché attraverso questo dolore imparo ad amare di più. Il dolore non è solo un cammino verso la rabbia e la disperazione. Se si fonda sulla fede, è un buon maestro di amore. Padre, se il dolore fa male, significa che ami. Quindi, quando parlerà del nostro dolore, quando ricorderà i 1000 giorni di sofferenza, ricorda anche i 1000 giorni di amore. Perché solo l'amore, la fede e la speranza danno un vero significato alle ferite.